To someone, oh, I never had nobody and no road home. I wanna be somebody to someone. And if the sun starts setting, the sky goes cold, if the clouds get heavy and start to fall, I really need somebody to call my own. I wanna be somebody to someone. Someone's Bene. Ascoltata la proposta politica di Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, ora affrontiamo un tema che credo che ci stia molto a cuore, perlomeno a me sì, e cioè quante tasse paghiamo che, e quante tasse facciamo pagare. Lo facciamo con Armando Siri che ha scritto un libro, Flat Tax, che è la teoria poi della tassazione. Eccolo qua, consigliere Buongiorno economico. A economico. Anzi, buon pomeriggio, buon tardo. pomeriggio, consigliere economico di Matteo Salvini, prego, grazie, prego, la flat tax. Che a quanto pare dove viene applicata, rende bene, pagare poco, pagare tutti. È un sogno, devo dire che molti di noi che stanno uscendo. Come dire, doloranti dalle ultime e dai pagamenti della dichiarazione dei redditi nostra e dei nostri clienti, siamo molto interessati, siamo molto interessati a capire nel dettaglio come potrebbe essere applicata alla situazione italiana e in particolare al cuneo fiscale, che è decisamente è una delle tante eh, criticità che le aziende, i datori di lavoro e gli imprenditori devono affrontare. Prego. Grazie mille. Allora intanto c'è da fare una premessa. La flak tax non è solo una riforma del testo unico e quindi non è solo un intervento rispetto alla legge vigente, è soprattutto una rivoluzione di pensiero, una rivoluzione culturale. Noi siamo un paese che fa fatica ad avere rapporto con tutto ciò che è ricchezza, soddisfazione, eh, gioia pienezza delle cose e quando qualcuno ti dà una buona notizia tendenzialmente non viene accolto benissimo, viene sempre accolto con un po' di scetticismo. Per cui se uno ti dice guarda che stiamo lavorando a un testo di legge che abolisce le cinque aliquote attualmente in vigore, con i cinque scaglioni, con le deduzioni, con le detrazioni, con le 69.000 norme che nel frattempo abbiamo accumulato in un sistema consociativo dove lo Stato rastrella tutto quello che può, porta tutto nella sua pancia e poi lo rimette in circolo a seconda delle convenienze elettorali distribuendo le varie mance, i vari interventi, le varie defiscalizzazioni ad ogni legge finanziaria. Quindi noi dobbiamo soprattutto accettare l'idea che... Possiamo migliorare il nostro sistema fiscale e possiamo arrivare a pagare meno, che corrisponde a mettere in moto un meccanismo per pagare tutti. Questo è l'intento. Ora, io voglio dire una cosa: io ho scritto 198 pagine di libro, ho lavorato sei anni con, eh, su questo progetto, negli ultimi anni anche con il professor Rabusca, che è stato un po' il padre mondiale che ha applicato eh, la flat tax nei paesi, soprattutto i paesi della nostra Europa perché non dimentichiamo che la Flak Tax è in vigore in sette, pa in sette paesi dell'Unione Europea che sono i paesi che ci fanno concorrenza sono i paesi che richiamano le nostre imprese che quindi portano là la nostra produzione portano là il, nostra, il, il nostro ingegno portano là ricchezza, lavoro, sviluppo e pagano là le imposte noi vorremmo che questi nostri imprenditori rimanessero naturalmente in Italia. Per farlo abbiamo depositato un testo di legge, un disegno di legge che riforma appunto il testo unico delle imposte sul reddito. Ci tengo a dire che il nostro disegno di legge è l'unico attualmente strutturato presente in Parlamento, perché della flat tax se ne parla e il rischio qual è? È che se ne parla un po' come se si parlasse di, di quello che una volta veniva detto il terno all'otto. Quindi ognuno spara l'aliquota che gli viene in mente, perché l'intento non è che l'aliquota sia vera o che sia corrispondente alla realtà della platea dei contribuenti italiani, ma che sia verosimile. Quindi se io dico che possiamo pagare un'aliquota unica al 15% per le famiglie e per le imprese, uno dice eh, il 15%, eh, ma è troppo poco, eh, ma io mi accontenterei del 25, mi accontenterei del 30%. Peccato che poi vai a vedere invece le buste paghe, vai a vedere com'è configurata la platea dei contribuenti italiani e ti accorgi, visto che parliamo di riforma delle imposte dirette sul reddito, ti accorgi che ci sono addirittura 10 milioni di italiani che oggi stanno pagando un'aliquota di reddito effettiva che sta intorno al 5,9% poi sale al 15,13%, poi arriva a circa un 23% e poi sale vertiginosamente al 36% per arrivare al 38%, al 43%, eccetera, eccetera. Allora, il punto, perché parliamo di aliquote effettive, se io oggi propongo una flat tax al 25% quando abbiamo già una aliquota del 23%, che è quella minima, è evidente che in questo modo io penalizzo gran parte della platea dei contribuenti perché rischio di lasciare fuori dal beneficio fiscale 30 milioni di italiani. Siccome per noi la flat tax non è una questione ideologica dei poveri contro i ricchi, dei ricchi contro i poveri, posto che i ricchi ci siano, perché se andiamo a vedere ancora lì e fotografiamo la platea dei contribuenti italiani, su 40 milioni di contribuenti sono 300 mila gli italiani che dichiarano un reddito pari o superiore ai 100.000 euro lordi su 40 milioni di contribuenti. Quindi, il problema non è ricchi e poveri, qui il problema è che il paese è sempre più povero, il paese è in stagnazione, da otto anni abbiamo perso 10 punti di PIL, la flat tax non è una cosa ideologica, è la cura alla stagnazione e alla recessione economica, ma non la cura del sintomo come è stato fatto dai provvedimenti del governo. I governi che si sono succeduti hanno cercato di curare il sintomo, non hanno curato la malattia. Avevano l'Italia con la febbre, guardavano il termometro, dicevano c'è la febbre alta, gli diamo gli 80 euro, come si dà la tachipirina a uno malato di febbre. Ma la febbre ce l'hai non perché è la malattia, la febbre, la febbre ce l'hai perché hai in corso un'infezione batterica o un'infezione virale e quindi devi curare con gli antibiotici quella cosa lì, non è che puoi curare la febbre, perché una volta che hai messo gli 80 euro e quindi la tachipirina o hai fatto il Jobs Act, se quella cosa poi non resiste, cioè l'effetto cala, come abbiamo visto che è successo sia con il Jobs Act sia con gli 80 euro, la malattia ritorna. Allora il punto è che noi vogliamo con la flat tax rimettere in moto il sistema immunitario del Paese, e il sistema immunitario del Paese si rimette in moto solo se siamo in grado di lasciare nelle tasche degli italiani una quantità di denaro sufficiente a rispingere fortemente i consumi e la domanda. Allora, la flat tax vale per le imprese e per le famiglie italiane 63 miliardi. 48 miliardi che rimarrebbero nelle tasche degli italiani, quindi delle famiglie, e circa 15 miliardi che rimarrebbero nelle tasche delle imprese. Per fare che cosa? Le famiglie per potersi, eh, faccio un esempio, l'impiegato medio che aspetta da un po' di comprarsi delle camicie è un po' che cerca di comprarsi queste camicie, ma quando arriva a casa la moglie gli dice questo mese abbiamo da pagare la rata dell'assicurazione, poi abbiamo da pagare la rata dei figli dell'università, poi dobbiamo pagare questo, poi dobbiamo pagare quell'altro, spazio per le camicie ce n'è sempre meno. Il negoziante sotto che cosa fa? Soffre, perché dice qui è un po' che la gente non viene a comprarmi le camicie. La fabbrica che produce camicie soffre a sua volta. E che cosa succede? Qual è il risultato finale? Disoccupazione. Noi vogliamo invertire questo sistema, Vogliamo che quell'impiegato alla fine del mese abbia 200-250 euro in più per andare nel negozio e comprare la camicia. Il negoziante aumenta il suo reddito, paga più imposte, chiama la gente, ordina più camicie e la gente ha più, ha più soldi. Chiama la fabbrica, la fabbrica rimette in moto le camicie e cosa succede alla fine di, dei conti? Occupa. La parola è lavoro perché, a differenza di qualcun altro, noi pensiamo che sia il lavoro l'obiettivo finale Tut e non tenere i nostri chiaro. giovani a casa in attesa del sussidio di Stato davanti. Alla PlayStation tutto, chiaro, tutto chiaro. È importante quando si fanno delle ipotesi di rivoluzione o comunque di riforme così profonde capire dove sono state applicate, se hanno funzionato e come funzionano. Facciamo qualche esempio. Io ieri leggevo che in America Trump proprio ieri ha proposto una riduzione della corporate tax che comunque è sempre... Un intervento sul cuneo fiscale portandola al 20%, credo che ora sia al 35%. Parlavamo di alcuni paesi europei che sono i primi competitor italiani, anche se ormai il mercato è abbastanza globalizzato. Ma vediamo qualche esempio. Beh, allora, intanto in Europa noi abbiamo eh, tantissimi paesi, tra cui la Romania, che è il principale nostro competitor in termini di attrazione del, del, diciamo, della produzione. Poi abbiamo la Polonia, abbiamo la Bulgaria, abbiamo la Repubblica Ceca, abbiamo l'Ungheria, abbiamo l'Estonia, la Lituania e la Lettonia. Quindi abbiamo tutti questi paesi all'interno dell'Unione Europea. Quindi questo lo dico perché? Perché non ci sono delle normative europee che ci impediscono di agire sull'imposta diretta e quindi poter riformare il testo unico, perché è assolutamente compatibile con quello che già avviene. Nel mondo ci sono altri grandi paesi. La Russia ha fatto la flak tax eh, così come l'hanno fatta. Altri paesi, ad esempio, eh, molti e eh, il primo paese in assoluto sono le Tigri asiatiche, anche loro hanno la, la flak tax. È evidente che la flak tax arriva da un'esperienza non europea intesa come la intendiamo noi. Perché noi abbiamo e ci portiamo dietro una storia diversa, una storia eh, legata molto all'attenzione delle nostre costituzioni al welfare. Ecco perché, ad esempio, una critica viene fatta la flat tax sulla progressività, ma viene fatta in modo totalmente eh, fu fuorviante. Perché? Perché noi nella nostra riforma naturalmente abbiamo. Abbiamo previsto i termini della progressività così come ci viene indicata dall'articolo 53, secondo della Costituzione, ma lo abbiamo fatto in un modo totalmente nuovo, innovativo. Non è detto che per raggiungere la progressività dell'imposta dobbiamo avere tutte le cinque aliquote, tutte le detrazioni, tutte le cose a cui ci siamo abituati. Abbiamo previsto. Una deduzione fissa di 3.000 euro sulla base del reddito familiare perché la famiglia diventa il nucleo fiscale e quindi da 0 a 35.000 hanno diritto ad avere questa deduzione tutti i componenti del nucleo familiare, da 35.000 a 50.000 euro hanno diritto ad avere la deduzione soltanto i carichi familiari, sopra i 50.000 euro si applica il 15% fisso. Adesso non ho qua da farvi vedere. Una slide, ma voglio dire, chi è interessato può guardare eh, sul nostro sito www.tassaunica.it e lì avete proprio la configurazione di come si realizza ugualmente la progressività dell'imposta senza complicare il sistema e io lo dico soprattutto a una platea di persone che lavora su questi temi, perché le buste paghe, insomma, tutto quello che già conosciamo, è, oggi è diventato veramente una, una giungla e una palude infinita per cercare di essere in regola con le migliaia e migliaia di normative che escono ogni anno. Poi, se diciamo pure che... Ci sono soggetti che non sono il Parlamento che addirittura fanno circolari che diventano eh, forza di legge allora a questo punto non ce la caviamo più. Per noi che gestiamo eh, risorse umane e fiscalità delle aziende risulta estremamente comprensibile. Quale potrebbe essere l'utilità di una aliquota eh, media uguale per tutti e basta. Ci sono le critiche che dicono che una liquida così va a vantaggiare chi guadagna di più perché ovviamente pagherebbe di meno, mentre oggi invece col sistema progressivo viene, viene colpito di più. Ma la domanda è: è solo un problema di natura ideologica, sociale, di retaggio culturale storico che c'è nel nostro paese, anche su questa idiosincrasia ha? come dire abbassare l'aliquota rispetto ai redditi più alti oppure qual è il problema per cui di questa flat tax che ha esperienze positive all'estero in Italia si stenta addirittura anche a discuterne noi nel 2011 abbiamo fatto il congresso in quell'anno abbiamo proposto una riforma del sistema fiscale che andava nella direzione dell'aliquota unica bassa Possiamo ragionare se al 15, se al 20, se al 18, ma una liquida unica bassa. L'abbiamo ovviamente presentata a tutte pa... eh, le forze politiche che hanno partecipato a quel congresso, ma poi la proposta è finita, come dire, è stata accantonata. Ora c'è questa, è l'unica che pende, perché visto che funziona in altri paesi non c'è una convergenza su questo tipo di soluzione? Perché la maggioranza non la fa sua? Perché la maggioranza non la propone? Allora intanto dovremmo cercare di metterci d'accordo appunto ciascuno con se stesso e con i propri pensieri e le proprie credenze. Noi dobbiamo decidere una volta, per tutti se crediamo, una volta per tutte se crediamo che chi è tra virgolette ricco, cioè che ha un reddito importante, è uno che questi soldi se li guadagna o è uno che li ruba. Perché cioè, noi, se non facciamo questa differenza, parliamo del nulla. Se continuiamo con il retaggio che chi guadagna un po' di più è perché li ruba e a quelli che magari hanno di meno, allora non ne facciamo le riforme. Noi dobbiamo stabilire un punto. Oggi chi ha più reddito è perché guadagna, perché si impegna. Lavora, eh, si applica, ma questo vale sia per il libero professionista che per il dipendente. Perché il dipendente che vuole fare gli straordinari, penso che qua voi queste cose le sappiate, è chiaro che se fa degli straordinari che gli fanno poi superare il tetto dell'aliquota rischia di pagare più imposte e di vedersi sottratto il frutto del suo lavoro che ha aggiunto al normale orario di lavoro. Quindi noi dobbiamo decidere, e siccome io penso che tutti condividiamo che chi ha i soldi è perché li guadagna e li guadagna... Mi auguro onestamente, perché se no, altrimenti entriamo in un altro campo, allora non è che lo possiamo punire. Noi abbiamo uno Stato che ti punisce se tu ti impegni, ti applichi, ti dai da fare, vuoi crescere, tu, la tua famiglia, vuoi realizzare i tuoi sogni e queste cose. Non possiamo più accettare questo, questo concetto. Allora, il tema è che cosa facciamo, che cosa scegliamo? Io scelgo di far pagare meno a chi lavora e guadagna di più perché mi auguro che queste persone possano rimettere maggiormente con maggiore buona volontà nel circuito dei consumi quei denari perché magari la macchina non me la sto comprando perché ci sono un sacco di controlli perché comunque mi vengono a, a rompere le scatole perché mi sono comprato la macchina magari la casa volevo comprarla ma non me la sto comprando perché ho anche qui il problema è soprattutto psicologico vorrei che questi soldi entrassero nelle tasche di queste persone servissero a mettere in moto i consumi perché se io compro la casa ci guadagna la gente immobiliare ci guadagna tutta la filiera ci guadagna chi, chi vende eh, le, le, gli specchi chi vende i mobili chi vende tutto quello che appartiene alla filiera della casa allora il punto non è fare la guerra tra ricchi e poveri il punto è pagare meno e, e, e pagare meno pagare tutti e soprattutto guadagnare tutti un po' di più perché io non è che per per non far guadagnare un po' di più a chi guadagna 100.000 euro, rinuncio ad avere 300 euro io. E cosa facciamo? Ma il comune è mezzo gaudio e quindi io rinuncio ad avere 300 euro in più in busta paga in tasca perché così sono sicuro che lui non ne avrà 1.000. Ma mi sembra una cosa folle. Nel sottolineare che, come dicono i colleghi in prima fila, lo faceva già la Thatcher in, 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 in Inghilterra, noi partiamo da un presupposto che. Dal lavoro dipendente non nasce il lavoro dipendente, ma il lavoro dipendente nasce dal lavoro autonomo. Noi siamo un paese così strano che i lavoratori autonomi non solo li consideriamo possibilmente come dire, benestanti, anche se a volte non lo, non lo sono o non lo siamo solo perché sono autonomi o sono imprenditori, ma abbiamo un sistema di eh, politica economica così persecutoria nei confronti delle aziende. Che tutti gli investitori stranieri in Italia non vengono. E non vengono perché devono fare i conti con l'antiriciclaggio, con l'anticorruzione, con lo spesometro, con gli studi di settore, cioè con un sistema di norme che porta l'imprenditore eh, a non lavorare. Cioè, il nostro non è un paese accogliente per le imprese, ma questo è un argomento ancora più ampio. Io credo che invece la Flax Fra Tax sia una buona idea che senza volere ora primo genitore perché. È antica come idea, ma il problema è applicarla in Italia e trovare una maggioranza che la approvi. Io ringrazio Armando Siri. Grazie a voi. Per... Aggiungo in filano una cosa: insieme alla flat tax e quindi al progetto, dentro il progetto c'è l'abolizione dell'onere di inversione della prova. Cioè... Non è più possibile tollerare l'idea che lo Stato abbia sempre ragione in materia fiscale e tu abbia sempre comunque torto e tocca a te pagare. E, e, Altra e, ottima e non, iniziativa. E non, e non poter e, e invece usufruire di quello che è giusto, cioè lo Stato ha torto e io ho ragione fino a prova. Contraria. Grazie, grazie per la Grazie a voi, visita. grazie, grazie a voi, buon lavoro. Grazie. Andiamo avanti con un'altra fase. Grazie. To someone, oh, I never had nobody and no road home. I wanna be somebody to someone. And if the sun uh. starts setting, the sky goes cloudy, and if the clouds get hit,